Si è tenuta ieri nell'auditorium comunale di Atena Lucana Scalo il primo incontro pubblico per presentare il bando PNRR Imprese Borghi. L'incentivo promuove l'avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei territori assegnatari delle risorse per i progetti di rigenerazione dei piccoli comuni. Fino a 75.000 euro destinati a micro, piccole e medie imprese per incentivare l'innovazione culturale, sociale ed economica del borgo di Atena Lucana. Stasera stiamo spiegando ai partecipanti, quindi alle imprese, alle nascenti imprese, alle imprese già esistenti, al mondo dell'associazionismo, sono presenti quindi le banche del territorio, è presente l'associazione imprenditori Valle d'Ediano, stiamo spiegando la mission del progetto Archivio Atena, affinché tutti coloro i quali vogliono partecipare a questo bando che è rivolto alle imprese di circa 800.000 euro possono avere tutti gli elementi per poter costruire un progetto che può essere ammesso a finanziamento. Ricordo che questo progetto è gestito direttamente da Invitalia, dal Ministero della Cultura tramite Invitalia, e quindi le domande verranno inviate a Invitalia e saranno selezionate, quindi valutate da Invitalia. Stiamo dando delle informazioni per far sì quindi che tutte queste idee sul territorio possano sposarsi con la filosofia del progetto Archivio Atena, che ricordo che è un progetto ambizioso che vuole recuperare la memoria orale, visiva, storica, la memoria dei luoghi del territorio di Atena Lucana, ma anche l'ambizione di creare nuove professionalità che in questo momento non si ritrovano sul territorio e che grazie ai corsi che quasi ogni mese vengono tenuti nel nostro centro antico da professionisti stanno attirando l'attenzione di molti giovani, quindi alla ricerca di nuove nozioni e nuove professionalità.